Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con un'arma che probabilmente tutti quanti voi avrete dimenticato, ma che lei non ha dimenticato voi. Dopo questa frase grammaticalmente scorretta, sono qui per ripresentarvi il dono di Uriel, il fatidico automatico che regnava il meta, il primo meta di Destiny 2, e che oggi andremo a riprovare in crogiolo per vedere un po' come se la cava. Quindi niente, non sto a leggervi perché non penso che quest'arma abbia bisogno di presentazioni, e direi che ci vediamo direttamente in partita. Ok, paradiso larvale ragazzi, provo quest'arma per la prima volta dopo tantissimo tempo insieme a voi, quindi non so cosa aspettarmi e non so cosa non aspettarmi. Ragazzi, vi dico subito che in questa partita non ho giocato per niente bene, non so se perché dovevo abituarmi all'arma o se oppure la squadra avversaria fosse particolarmente forte, ma nella seconda partita mi riprendo alla grande, quindi se proprio volete saltate questa prima parte e arrivate subito alla seconda. Vi ricordo che aiuto quante persone, quante cose. Dov'era questo Dardassione? È un automatico da 450 colpi al minuto, quindi diciamo che non è proprio l'arma nel meta attuale. E gli sta anche bene, considerando tutto il tempo che ha regnato nel primo meta di Destiny 2. La prima kill, che emozione. La seconda kill rubatissima, che emozione. Non so bene cosa dire in questo video, perché comunque l'arma la dovreste conoscere già, perlomeno se venite dal primo meta, se siete... Ok, ma lì c'era un tipo. Se giocate dal day one di Destiny 1. Quindi non mi viene di presentarvela o di spiegarvi chissà cosa. Decisamente ragazzi, l'arma non è proprio come il primo meta, anzi... Già il fatto che sia un automatico, quindi un'arma non nel meta, un 450 colpi al minuto, quindi una cadenza non nel meta, la rende ovviamente un'arma scomoda, ma in sé non è che c'è veramente qualcosa di scandaloso rispetto a un acqua passato, rispetto a anche una cattiva condotta. Tra l'altro questa è solo la prima delle tante armi che ci hanno riempito gli incubi durante il primo meta, quindi... Lasciate un sacco di like se volete vedere anche armi come per esempio, diciamo, come per esempio prospettiva positiva, il Mida che mi sembra avevamo già riportato, non lo so, non mi ricordo se la lancia per esempio, e cose simili. La lente di Prometeo, il candela lente di Prometeo è stato spettacolare. Sarebbe carino iniziare una serie su tutte le armi che hanno seminato il panico e chiamarla tipo non ci fate più paura, una cosa simile, magari non così che è proprio brutto, però... Potrebbe essere la nostra occasione per un gunfight. Eccolo! Mica la smirata che ho tirato. E tanto deve arrivare questo a rompere palle. Vabbè ragazzi, la partita è persa e ho giocato veramente anche molto molto male. Adesso cercherò di vedere se era la squadra, perché effettivamente ti infiottavano come la morte questi. Intanto questi mi sono fatti e la distorsione nuova sta per fare me. Spero che la prossima partita giocherò un attimino meglio, perché comunque ho visto che non è proprio ingiocabile come arma. Ok, combustione, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di un attimino meglio. Oh, sto gunfight stava anche per vincere. Se fossero magari... Allora, o questi sono delle pippe che non riescono a giocare se non in team shot, il che è molto probabile. Oppure l'arma potrebbe essere ancora forte. Attenzione. Certo, sicuramente il time to kill non è lo stesso che aveva secoli fa rispetto alle altre armi. Però non se la cava nemmeno male. Non se la cava nemmeno male. Ok, mi sto nettamente ricredendo. È decisamente più forte di prima. Cioè, nel senso, ovviamente riesco a usarla meglio di prima. Non penso però che riesca a reggere il confronto con un'acqua passata. Acqua passata ormai, ragazzi, penso concordate tutti quanti con me, è la nuova arma meta super tumorata. No, tumorata no, in realtà, perché è abbastanza battibile. Però la nuova arma meta qua è più forte, diciamo. Ti ho visto. Questo gli ho fatto male. Ok, allora, sto giocando decisamente meglio. L'arma sto un attimino riprendendoci la mano. Probabilmente mi serviva semplicemente una partita per scaldarmi. Qui sono mortissimo, guarda. Ovvio. Diciamo che non è ovviamente forte come lo era agli inizi, in cui non era minimamente confrontabile con qualsiasi altra arma.
Però se la cava. E non malissimo in realtà. Dalle medie e lunghe distanze è decisamente il meglio. Anche dalle corte però. Porca miseria, ce l'ho dietro. Questa va a ripicca della tigre. No, mannaggia la morte. Questa va a ripicca della tigre. Già ho iniziato a faticare un pochino. È vero che non ho fatto molti headshot, però diciamo che bene o male il ruolo che ha è lo stesso di tutti gli automatici che ci sono nel gioco. Alla fine siamo lì. Come il ripicca della tigre non mi piace tantissimo. Anche questo. Beh, guardalo questo. Anche questo non è tra le armi migliori sicuramente del gioco. Fail. Ok. Qui ce ne stanno altri. Questo mi ha aperto con il ripicca della. Ah no, col pacco antico. Sinceramente, veramente penso che mi avrò messo pochissimo della partita. Che cacchio sta succedendo? Ok. Penso che mi avrò messo veramente pochissimo della partita scorsa perché ho cambiato totalmente tanto idea sull'arma. Che porca miseria, c'è un bastone. Fuggi, fuggi, piccolo Tadbite. Giù. Tu me la sono giocata male, avrei potuto anche farne uno di due almeno. Ecco, vediamo in confronto a una storia delle origini che è bene o male lo stesso tipo di arma. Io penso che qua non ce la farò mai perché ovviamente deve stare fermo. Lo strogone dopo che ha fatto la pozza rimane fermo. Perché deve testare se effettivamente la pozza lo cura. Lunghe distanze fa sempre veramente molto male. Qui sono mortissimo. Okay. Invece no, invece no, invece no. Forse mi salvo. Ok, sto giocando decisamente meglio di prima. Però questo mi ha aperto con l'asso di picche. No, erano in due. Asso di picche è storia dell'errore, penso. Dicevo, sto giocando decisamente meglio. Quindi, se dovessi esprimere un nuovo giudizio sull'arma, direi. Porca mi sono caduto. Direi probabilmente che. Aiuto. Vabbè, ciao, ciao, ciao. Se dovessi esprimere un nuovo giudizio sull'arma, dicevo, direi probabilmente che non ha nulla di più né nulla di meno rispetto agli altri automatici, perché alla fine è un automatico da 450 colpi al minuto, non ha assolutamente la forza che aveva all'inizio quando era assolutamente imbattibile. Ma non è nemmeno un'arma totalmente scarsa. Ok, abbiamo anche vinto, quindi ottimo. Non dovrei aver giocato malissimo, sinceramente. Ho fatto 35 kill e 2,33, decisamente una buona partita. Quindi l'arma, ragazzi, non è male, non è assolutamente male. Rispetto alla prima partita, che non so, stavo dormendo forse. Alla fine è un automatico da 450 colpi al minuto, che non ha nulla da togliere né nulla da aggiungere, appunto, agli altri suoi simili. Ovviamente, come ho già detto, non è la stessa arma che abbiamo trovato nel primo meta, però è utilizzabile. Magari forse dalle lunghissime distanze contro un'acqua passata o, non so, un discorso inaugurale può trovare difficoltà. Va accompagnata necessariamente da un'arma che si forza dalle corte distanze, come per esempio l'accompagnatore. Però in generale diciamo che è un'arma mediocre, niente di buonissimo, niente di schifoso. Quindi ragazzi, direi che se il video è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaud.